Il Pineto cala il poker contro la Cinzia Albalonga nella semifinale playoff. La squadra di Pomante si impone 4-1 e vola in finale coronando una scalata che ha dell'incredibile. Gara molto equilibrata in avvio con le due formazioni che si annullano a vicenda al terzo della quercia. Fa partire dalla destra un ottimo traversone sul palo opposto, ma Baldinini non ci arriva di un soffio e l'azione sfuma. Al 21esimo si rompono gli indugi. Mastripolito raccoglie un pallone vagante in area e scarica un velenoso diagonale che si insacca all'angolino per l'1-0. Passano 6 minuti e il Pineto va vicinissimo al raddoppio. Al 27esimo Mastripolito sfiora la doppietta raccogliendo il traversone di Mininkleri, ma la conclusione deviata termina sull'esterno della rete. La Cinzia Albalonga si affida al mancino di D'Agostino che alla mezz'ora tenta la conclusione da fuori che imprecisa termina però fuori bersaglio. Al 33esimo l'episodio che cambia gli equilibri del match. Il direttore di gara Diop estrae il rosso diretto all'indirizzo dell'ex Mazzei, reo di aver rifilato un colpo proibito al capo a Minnozzi, lontano dall'azione. Espulsione diretta per il difensore laziale e Cinzia Albalonga costretta in 10. Chiappara accentra Santoni in difesa e arretra capitan Angelilli, chiamato a svariare su tutto il fronte destro del campo. Al 38esimo ancora Pineto pericoloso con Romano che si incuna in area e viene fermato tra le proteste dei locali che vorrebbero il calcio di rigore per un tocco di mani in area di Pace. Non è dello stesso avviso però il direttore di gara che fa proseguire. E proprio allo scoccare del 45esimo il Pineto va ancora in rete con Baldinini, ma il gol viene annullato per un fallo dell'ex Forlì. La prima frazione così termina 1-0. La Cinzia Albalonga nella ripresa prova a spingere al minuto 2, va al colpo di testa con Cardella che da distanza ravvicinata spedisce alto e si dispera, ma al quinto il Pineto sferra il colpo che vale il 2-0. Azione perfetta sulla destra di Della Quercia che mette in mezzo un insidioso traversone. La difesa respinge ma la sfera viene raccolta di testa da Romano che indirizza all'angolino dove Santilli non può arrivare. Gol al rientro per il centravanti e 2-0 in favore dei padroni di casa. Ma nonostante l'inferiorità numerica i laziali non ci stanno e al 20esimo riaprono la contesa accorciando le distanze su azione d'angolo con il colpo di testa incrociare del neo entrato Panaioli che riaccende la partita. Nemmeno il tempo di festeggiare però per gli ospiti che dopo appena un minuto è pronta la risposta del Pineto che ristabilisce immediatamente il doppio vantaggio. Della Quercia fa il bello e cattivo tempo sulla destra, il tiro cross sul secondo palo per la corrente Ciarceduti che di prima intenzione fa 3-1. I laziali accusano il colpo, il Pineto sfrutta la superiorità numerica per chiudere la contesa al 27esimo ancora con Ciarceduti che si mette in proprio, approfitta degli spazi e in diagonale cala il poker per la formazione biancazzurra che mette una seria ipoteca sulla finale playoff. Nel finale temperatura e stanchezza si fanno sentire, il Pineto gestisce il vantaggio senza più rischiare nulla. Al triplice fischio la festa è tutta biancazzurra, il Pineto vince meritatamente e stacca il pass per la finalissima di domenica prossima. Sì, una scalata spettacolare. Spettacolare, penso che la finale playoff è il giusto premio per questi ragazzi e per questa società che la società in primis non ci ha fatto mancare nulla, lo dico sempre anche nei momenti di difficoltà, e i ragazzi perché hanno fatto tanti sacrifici e si meritano questa finale. Per quanto riguarda la partita è normale che siamo partiti forte, siamo andati in vantaggio penso meritatamente, poi è normale che l'espulsione di Mazzei ci ha un po' agevolato, però ci siamo fatti un po' influenzare dall'espulsione perché paradossalmente stava a giocare il Cinzia, stava giocando meglio in 10 che in 11 e ci ha messo in grossa difficoltà. Poi il secondo tempo sinceramente a parte il gol del 2-1 loro non c'è stata partita e siamo stati bravi a chiuderla e, ripeto, sono contentissimo per questi ragazzi.